il Lecce è in crescita. Contro il Matera, compagine che sa giocare a pallone, i salentini hanno offerto alla platea sprazzi di fraseggio e collaborazione in fase difensiva, all'insegna di quel gioco di squadra che vuole, fortissimamente vuole, Dino Pagliari. E buona è stata la prima in giallorosso di Gianluca Di Chiara ed Eric Herrera. Lecce brioso nei primi 20 minuti della sfida giocata ieri, perché sabato il campo era stato reso impraticabile dalla pioggia. Già al primo minuto Moscardelli ha assaggiato i guanti di Bifulco e si è fatto vivo poco dopo dalle parti dell'estremo difensore lucano. Il Matera ha risposto con un paio di attacchi, uno dei quali il colpo di testa di Daiello parato da Caglioni. Poi il solito calo dei salentini. Sulla fascia sinistra Herrera però ha divertito la platea sfoggiando piedi di velluto e il terzino di Chiara ha mostrato una certa personalità. Alla mezz'ora Herrera, su assist di Lepore, non è riuscito a finalizzare una ordinata azione nata da Di Chiara. Dopo un'occasione di testa per il biancazzurro Faisca, il Matera ha cercato il gol al 38esimo minuto con Diop, agile nel liberarsi di un difensore. Nel finale del primo tempo, due sussulti dei padroni di casa. Prima un colpo di testa di Lepore, poi quello di Moscardelli, il migliore in campo. Il numero 9 giallorosso ha cercato il gol, si è speso in difesa, ha tentato l'azione solitaria, sembra dotato del dono dell'ubiquità. Ma nonostante le buone giocate di Moscardelli e di Herrera, il vantaggio i giallorossi lo hanno ottenuto nel secondo tempo, e proprio quando il Matera stava spingendo sull'acceleratore. 55esimo minuto, cross di Lepore, rete di Herrera che festeggia nel migliore dei modi il debutto leccese. Poco dopo, ecco il solito Moscardelli a entusiasmare il pubblico salentino. Il Matera ha reagito con Diop, che è riuscito a colpire di testa fra due difensori. Poi un'occasione per Herrera, che si fa valere anche quando entra in area e semina il panico. Daiella lo atterra e rimedia il cartellino rosso. Il rigore al 79esimo minuto è trasformato dal David di Lecce. 2-0, giallorossi di nuovo in zona playoff. Per Pagliari la vittoria sul Matera è stata netta. Nonostante amnesie difensive e un centrocampo ancora poco sicuro, il Lecce mostra segni di vita.